È risuonato questa notte l'annuncio che Gesù è risorto. Vorrei davvero che questo annuncio fosse non solo conosciuto da tutti, ma possa essere verificato e anche accolto con gioia per poter verificare la presenza del Signore risorto in mezzo a noi. Quest'anno la Pasqua avviene in un momento particolare della storia contemporanea. In molte parti del mondo c'è la guerra, ma soprattutto si avverte la fatica di capire il tempo nel quale noi viviamo. Io sono certo che l'evento della risurrezione è davvero il grande annuncio della presenza nella storia del risorto che può permettere a tutta l'umanità di capire il tempo che stiamo vivendo, soprattutto il tempo moderno, perché ciascuno di noi possa scoprire che è chiamato ad essere costruttore non solo della Chiesa, ma della società. E per vivere questa esperienza è necessario sapere che Dio cammina con noi. Ecco perché l'esperienza della risurrezione non può restare un'esperienza limitata al tempo della domenica di Pasqua, ma deve proseguire, penso già all'evento della Pentecoste, ma soprattutto deve essere l'inizio di un cammino personale in cui ciascuno di noi, tutti battezzati, ma anche tutti gli uomini e le donne di buona volontà, possano scoprire la presenza del Signore risorto, perché la sua risurrezione non è abbandono della storia, ma anzi rimane nella storia perché tutti noi possiamo essere capaci di comprendere fino in fondo la propria esistenza. Noi viviamo in un momento particolare, non solo per la presenza delle tante guerre, ma anche per tante spinte culturali che ci portano purtroppo a non essere protagonisti, a non essere soggetti delle vicende umane. Ho più volte ripetuto ai nostri ragazzi che tu sei qualcuno e non qualcosa. Ecco, la Pasqua, l'evento della risurrezione, dona a ciascuno di noi questa consapevolezza, ma soprattutto ci dona la capacità e la forza per la presenza del risorto accanto a noi e per i battezzati dentro di noi, perché con il dono del battesimo il risorto ha preso pieno possesso della nostra vita, condivide tutte le nostre disponibilità, i nostri talenti, la nostra quotidiana esistenza. Insieme con Lui noi possiamo vivere pienamente il tempo moderno che Papa Francesco chiama cambiamento d'epoca, che è una grande occasione per ciascuno di noi, poter costruire una società, poter costruire la storia e non essere semplici spettatori o soprattutto non essere oggetti trasportati da forze culturali che ci impediscono di essere pienamente noi stessi. Per cui vorrei, ed è l'augurio che faccio a tutti, di poter sperimentare che l'evento pasquale è l'evento più grande e più importante della storia, perché Dio non solo è entrato nella storia, ma si è impegnato a trasformarla, non abbandonando mai più l'umanità, perché Lui, come risorto, vuole e continua a camminare insieme a noi. E allora credo che le prospettive per il futuro dell'umanità, se tutti potranno conoscere che quel Gesù di Nazareth che è salito sulla croce non c'è più nella tomba, è risorto, credo davvero che possiamo costruire un futuro dove ciascuno di noi, ogni uomo, ogni donna, possa veramente vivere pienamente la propria esistenza e sviluppare i propri talenti e gioire pienamente di essere stato collaboratore di Dio per costruire un futuro di pace e di sviluppo per tutti i popoli.